Contro le camorre, per dire basta ad ogni forma di violenza e costruire dal basso politiche per Napoli e il Mezzogiorno, è il grido di centinaia di ragazzi, studenti, organizzazioni sociali che questa mattina sono scesi in piazza invocando il riscatto della propria città. È soprattutto bello vedere tanti ragazzi, devo dire la verità, che sono l'elemento di potenza e di forza in questo momento della città di Napoli. Mentre in altre parti d'Italia continua l'onda travolgente della questione immorale, nella nostra città i giovani sono l'elemento costitutivo del riscatto morale della nostra Napoli. Quindi questo è l'orgoglio di Napoli e noi sosteniamo queste azioni popolari. No alle camorre, no alle vittime innocenti, alle ecomafie, alla corruzione. A sfilare per la città, diretti in prefettura, con partenza da Piazza Dante, sono i giovani, la generazione più colpita dalla crisi, che chiede ascolto al governo e risposte contro la violenza e ogni forma di sfruttamento. Lavoro, politiche sociali, sicurezza e diritto allo studio, i temi più sentiti e urlati con forza dal popolo in cammino. La politica deve darsi da fare per far sì davvero che ci sia più giustizia sociale, più equità sociale, è fondamentale. In questo chiaramente c'è tutta la lotta contro le camorre, che adesso hanno cambiato volto, non sono più i vecchi boss, sono in carcere, i volti nuovi sono questi ragazzini. Quindi ecco lo sforzo che noi chiediamo, scuola, lavoro inedito per giovani, in particolare per esempio la raccolta differenziata, perché non farla fare a migliaia di piccole cooperative che raccolgono l'umido, per esempio. E terzo, sicurezza, che è importante, sicurezza sociale e sicurezza delle strade. Ci hanno dato noccioline americane, punto e basta. Cioè abbiamo avuto la storia delle scuole aperte lungo l'estate, praticamente è servito ben poco, sì, alcune scuole sono state aperte, ma ci vuole altro, qui ci vuole qualcosa di veramente, io lo chiamo un piano Marshall per il Sud.